Eccomi, e così inizia la terza e probabilmente ultima partita della giornata con prenderò questa Syndra con della vita. Mi piace la vita, questa è una partita di Ocean, quindi si partirà con più mana negli slot di Ocean. E vediamo cosa ci regaleranno i primi 3 round. Io continuo con la mia strategia del cercare di vincerli questi round, anche perché credo che al momento sia la più valida. Ho visto che molti la fanno, ma la facevo anche quando non la faceva quasi nessuno, ad essere sincero. Un sacco di soldi sono una buona partenza. Soprattutto se dovessi trovare dei Vladimir. Buono. E quindi si va di nuovo a fare i mage, sembrerebbe. Non devo nemmeno vendere Syndra per comprare tutto. Potrei addirittura fare un po' di reroll iniziali per partire subito con 3 mage e 2 ocean. Ma li farò nell'ultimo turno, perché non mi dispiacerebbe trovare un Veigar. Oppure Talia, sì. Oppure LeBlanc, sì. Li sapevo però, ogni tanto do un'occhiata per essere sicuro di quello che dico. Perché mi capita abbastanza spesso di confondermi sulle cose, quindi nel dubbio. Una bella Wurm su Syndra è proprio quello che. Vediamo cos'altro troviamo. Ho trovato sia Talia che LeBlanc, quindi credo che potrò fare quello che volevo fare senza nemmeno impegnarmi tanto. Addirittura le posso mettere tutte e quattro. Mi spiace un po' dover fare di nuovo Ocean Mage, però è una comp che al momento è forte, anche se l'ho fatta già nella prima partita. In una partenza così è difficile non fare questa comp. Diciamo che mi ha un po' servito la partenza su un piatto d'argento e io non è che posso dire no, non la faccio perché l'ho già fatta, quindi la farò. Buono questo. Ho già trovato Vladimir. Compro il livello e metto. Taglia, perché è l'unica che prende il bonus dei mage e tutto il resto è roba che non mi dovrebbe servire. Meno che io voglia mettere Azir, che magari è un po' più forte. Sì, metto Azir perché voglio dare il morello a lui al momento e poi lo sposterò magari su Brand quando lo troverò. Perché non mi piace l'idea di metterlo su Syndra, non fa danni con un'area sufficientemente grossa. Invece le cose di Azir dovrebbero colpire e dare il morello a tutti quelli che colpiscono, credo. Il resto posso in effetti anche ignorarlo. Soprattutto questo. Ora, questi li compro per scrupolo, ma non credo che li metterò dentro, anche se li trovassi a 2 stelle. Veigar. Veigar intanto lo metto al posto di LeBlanc. E poi con questi 5 champion. Ma non posso vendere Talia se devo fare 6 mage, niente. Anzi, devo comprare Talia. Quindi a 10 gold non ci arrivo. In nessun caso. Ma. E non posso neanche fare il livello perché se li vendo tutti arrivo a 7, quindi niente, il livello lo farò il prossimo turno, speriamo di non perderla. Non dovrei, ho un team discreto. Ma funziona il morello su Azir, vero? Sì, funziona. Ok. Del resto se funziona su Zyra e Malzar non vedo perché non dovrebbe funzionare anche su Azir, anche se non l'ho mai provato. Ok,
compro il livello e metto lei. Che del resto è un mage. Mi manca solo Brand e ho già 6 mage. Non è che io voglia forzare più di tanto questa comp, ma mi sta uscendo senza grandi sforzi, quindi. Ottimo, 3 vinte è un'ottima partenza. Vendere non ha senso perché tanto a 10 gold non ci arrivo per ora, ma non mi lamento. Questo sta facendo Ocean, ma non ha i mage. Tanta roba. Me li ricordo gli oggetti, diamo una ripassata. Ah, giusto, ho una vita su Syndra. Con la vita non è che si possano fare oggetti molto sensati. Quindi, boh, piglierò quest'armor per fare un red buff. Sì. Adesso la Warmog su Syndra, penso proprio di dovermela risparmiare come cosa. Ma anche il red buff su Syndra mi dovrei risparmiare. Come cosa. Le blank. Ok, ora può avere senso comprare Annie in questo particolare momento e metterla al posto di lei. Vendo questa. E sì, diamo il red buff a Syndra. Ok. Metto Annie sul mana perché prima casta Tibbers meglio è. Non posso ancora vendere nulla. Però sì, direi che sto vincendo abbastanza facilmente con questa comp. Questa aveva 100 punti, l'ho distrutto. Syndra e Veigar. Sto avendo una discreta dose di fortuna. Vendiamo questo e per il momento tolgo Veigar e metto Taglia perché dovrebbe comunque essere più forte a 2 stelle rispetto a Veigar, anche un po' più di HP. Però metto davanti lui. Ed è arrivato Tibbers. No, sono buoni. È buono il Morello su Azir. Fa più danni di tutti nonostante sia solo una stella. Funziona bene. Se lo trovassi a 2 stelle, poi sarebbe molto meglio, ma. In realtà no, perché comunque evoca sempre solo un soldier e fa danno in linea, però alzarlo di livello non cambia niente, non dal punto di vista del Morello, poi sicuramente è più forte, ma solo quello. In realtà andrebbe meglio un Malzar con il Morello, ma non ne ho trovato nessuno, quindi. Andrebbe molto meglio, soprattutto per il late game, perché potrei metterlo assieme a Veigar e sarebbero 2 Shadow, mentre Desert non mi serve a niente con un team di mage. Attack speed non era un oggetto che mi serviva particolarmente. E sai che c'è, mi vendo questo Azir, tanto come ho detto preferirei fare un Malzar e comunque probabilmente
dovrò togliere. Addirittura Zyra sarebbe meglio se la trovassi a 2 stelle, perché poi potrei fare Annie, Zyra e Brand 3 inferni. Quindi non ha senso tenere. Attack speed non ho un reale utilizzo, ma non va bene nemmeno così, quindi niente. Faccio solo un paio di reroll, dai. Veigar. Al prossimo turno faccio il livello e metto i 6 mage. No, aspetta, non ho 6 mage, cosa sto dicendo? Avrei dovuto togliere Kindred, mi sono un attimo distratto. Beh, ottimo. Sto comunque vincendo senza problemi. Questo che è secondo ed è in win streak, ha 4 light e 2 warden. Mi sa che non è lui, quindi non è più in win streak. Ok. Ha spawnato l'altro slot, ci metto al momento lui. Taglia. Ok. Compro il livello e metto Veigar direttamente, così. Veigar ha molto poco mana, però gli do l'attack speed, dai. Voglio comunque tenere Annie sul mana. Ma un attack speed su di lui ci sta meglio, perché Annie dopo aver ultato la prima volta non ulta più, lui invece con l'attack speed ulta più spesso e quindi è meglio. Da un certo punto di vista Zyra sarebbe meglio, però il bello di Azir è che parte con tanto mana subito e mettendolo su uno di questi slot fa subito il suo soldatino e fa istantaneamente dei danni da Morello. Parte con 75, mentre Zyra ha 75 di mana, ma mettendola qui purtroppo non è la stessa cosa. Quindi la metterò, sì, ma solo quando trovo Brand. Fino ad allora anche no. A parte che quando trovo Brand probabilmente dovrò togliere il resto, perché devo subito fare i 6 mage. Comunque in alternativa alla solita comp 6 mage 4 Roshan posso provare anche questa con i 3 inferno. Cioè i 3 inferno e i 3 summoner. Devo solo trovare Brand. Beh, se prima ho giocato male, sono arrivato quarto. Ora, giocando discretamente e avendo un po' più di fortuna, non sento di star facendo molta fatica a mantenere la prima posizione. Peccato, quell'anni dov'ero io? Ho un attack speed, ho un attack speed su Veigar. Ma sì, dai, facciamo un po' di difesa dai critici. I team mage soffrono abbastanza gli assassini, comunque non so cosa buildare, quindi ormai ho messo un attack speed su Veigar, tanto vale renderlo un po' tanky. È una cosa brutta, sia chiaro, non è una cosa consigliabile, ma là. Risparmio, sto a 40 punti, non ho problemi. Cioè, a 40 gold, 100 punti, non ho problemi. È comunque un team forte, dovrei vincere come ho fatto finora. In effetti questo non credo che mi darà problemi.
l'altro era secondo. Ed è arrivato direttamente quinto. Poverino. Oh, brand. E Azir. Lo compro Azir? No. Tanto non lo metto, tanto vale vendere questi due. Ora brand e LeBlanc al posto di Annie per il momento. E fino a che farò il livello, starà così. Però voglio proteggere bene questo brand, per cui metto Vladimir davanti a lui, Talia davanti a Syndra, ed è protetto da tutti e tre i lati. Potevo fare un reroll, ma a sto punto tanto vale aspettare. Ora devo fare due livelli per mettere, ah, buono, per mettere Annie e Zyra e avere tre Summoner, tre Inferno. No, 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 no. Cosa sto dicendo? Sto dicendo cose senza senso perché io ho solo due Summoner. Devo fare il livello 9 per il terzo Summoner. Però ho i tre inferno se metto loro due, quindi può comunque andare bene. Due Wormhog, vabbè, queste le diamo a due Wormhog, due Giant Belt che fanno una Wormhog, queste le diamo a Vladimir. Oppure no, oppure diamo uno Zeke Herald a Vladimir. E non so se ho fatto una cosa molto furba perché ora non ho più una frontline. Ma non è un problema perché, dai, era frontline improvvisata. Mi farò un reroll Zyra. Niente. Ok, proseguiamo. Zyra Annie. A sto punto sto messo così bene che potrei anche rushare un livello. E chi se ne frega se rimango con pochi gold. Ho una winning streak infinita e devo fare di tutto per non perderla. Così ho subito i miei tre inferno. Ah, hanno one shottato Annie. Vediamo se fare tutto per non perderla finisce male, no. Ok. Questo ha fatto davvero tanti danni all'inizio, ma non è comunque riuscito a tirarmi giù tutto. Perché ho ancora un Azirio? Non capisco. Yorick LeBlanc, Zyra, ora ne ho 6. Mi fermo però. Se perdo posso vendere Talia per tornare a 20 gold e riparare i danni, ma finché ho una win streak da 12 sono anche abbastanza sereno. Posso addirittura pensare a mettere il mio nono champion e risparmiare abbastanza soldi per arrivarci. Aia, questo ha brand con due Rabadon. Roba da one-shottarmi il team.
Oddio, è arrivato. Mamma mia. I danni di questa cosa. 3 mage, 4 inferno, quindi 3. Ah, taglia. Questa non ci voleva. Questo tizio rischia di vincere ora. Ha un team meno solido del mio a livello di sinergia, ma quel brand è infinito. Devo ucciderglielo in qualche modo prima che mi ulti. Come stavo messo ad oggetti? Ho una Giant Belt. Giant Belt. Quasi quasi faccio una Warmog. Questa volta la faccio davvero. Non so se darla però a Vladimir, considerando che lo sto tenendo pure in backline, perché sono stato così furbo da farci sopra lo Zekeral. Cosa ho fatto? Niente, lo devo buttare adesso. L'ho rovinato. Non so cosa fare. A chi la do questa Warmog? La devo dare a Brand, perché comunque sarà il mio champion principale. Ho i 3 inferno e ho 6 mage, quindi Brand è di sicuro il mio main carry e questo oggetto lo do a lui e basta, dai. Tra l'altro gli è servita molto in questo round. Per il resto risparmio e aspetto di mettere un summoner. Tanto i champion non li sto trovando, è inutile che mi vada di nuovo a tritare tutti i soldi. Vendo le blank, vado a 40, tra poco. Cioè, il punto è che me lo posso permettere proprio in modo gratuito perché ho 89 punti. È inutile che rimango appeso a questi punti, sacrificandomi la possibilità di arrivare primo. Solo per sperare di arrivare top 4, perché comunque in ogni caso dovrei arrivarci, salvo imprevisti, insomma. E perdere qualche punto non dovrebbe costarmi la partita adesso. Questa l'ho persa, ma cosa ho perso? 6 punti. Non è grave. Molto più importante riuscire a prendere il mio nono champion, che sarà un summoner e che sarà Malzar, se nel caso in cui io riesca a trovarlo. Ovviamente è importante per me anche trovare Annie. La terza Annie è fondamentale quasi quanto il terzo brand. È un team che richiede un champion in più rispetto al classico 6 Mage, 4 Roshan, 2 Warden, però probabilmente questo champion in più paga meglio, perché 3 Inferno e 3 Summoner, considerando che sono Zyra e Annie, sono forti, c'è poco da fare. Soldi. Compro Veigar anche se. Beh, devo prima trovare il summoner, quindi comunque rerollo fino a 50 gold. L'ho trovato, lo metto subito. Mi servono 54 gold, che non è multiplo di 4, quindi lo metto al prossimo livello. Faccio ancora un reroll. Buono. Ma se invece di mettere Malzar io mettessi lui. Beh, elettriche assassi non mi servono, però forse è molto più forte come champion. Malzar è early game, Zed no. Proviamo a mettere Zed, dai. Li tengo entrambi. Perché se dovessi rischiare di fare un Veigar a 3 stelle, sarebbe molto più importante
Perché ha ultato una volta sola Veigar? Sarebbe molto più importante avere lui. Brand, bene. Ora il livello mi costa 52, ovvero tutti i soldi che ho. E lo faccio. O posso risparmiare? No, dai, ho 2 di Lost Streak. Mi voglio tenere un po' di soldi. Faccio ancora 2 turni di risparmio. Tanto non credo di scendere sotto i 50, anche se dovessi perderle tutte e due. Qui mi si propone un'altra Phantom Dancer. La darò magari poi a Zed. Non lo so. Sì, credo che la darò poi a Zed, l'altra Phantom Dancer. Ok, persa ma di poco. Posso reggere questi danni ora, non è un problema. Non ho trovato nulla di interessante. Faccio ora di nuovo, non sono multiplo di 4, mi servono 50 gold, il prossimo 48 lo faccio. Mi tengo aperte queste 2 opzioni. Ah, questo è quello con il brand malvagio. No, c'ero quasi. Vabbè, con i prossimi miglioramenti. Credo che lo batterò, a meno che ne faccia di belli anche lui. Voglio un oggetto valido per Brand. Oddio, me lo fregheranno. Che dispiacere questo Brand con la Shojin, non poterlo prendere. Addio. Quanti word ne ho? Zero, quindi mi sa che prenderò lo Zephyr alla fine. È tutta roba che non mi serve a niente, non ho Glacial, non ho Warden, non ho cose a cui servano la Deathblade, quindi niente. Per forza lui. Ora faccio il livello finalmente. E me ne resto bene con 30 gold, quindi ancora un piccolo round di risparmio. E poi si rerolla alla ricerca di Brand, Zed, Malzar ed eventuali Zyra. Diamo degli oggetti casuali a Zed, che comunque è forte, e non sono oggetti da mago, quindi li do a lui. Questo, siamo rimasti in 4. Ora posso partire con i reroll. Veigar, Lux Inferno. No, non mi serve. Niente, niente. Le blanche? No, non ne ho. Ancora Annie. Malphite, Twitch, basta, mi fermo, sono a 20 gold. Non ho trovato niente. Ho speso proprio tutto senza guadagnarne nulla di buono. Questa è persa. Peccato, ho perso pure tanti punti perché non sono riuscito a tirare lì giù nemmeno quel Volibear. Ok, questa mi piace. Cosa me ne devo fare di sta robaccia? Sono quasi tentato di lasciar perdere i summoner e buttare dentro questa.
Sto Zed non mi sta dando particolari soddisfazioni. Così rimarrei con i miei 3 inferno, ma avrei il bonus dei 4 ocean, che è buono. Però ho 2 Zed. Vediamo se lo trovo. Intanto ho trovato Malzer. Vediamo se trovo Zed. O Malzer. Ok, mi hai convinto. Questa cosa da Magic Resistance e basta, perché i light non mi servono a niente. La darò a... boh. A lui. Lo Zephyr anche questo, a lui. E questo magari lo diamo a Syndra. Cosa sta succedendo qui? No, peccato di poco. Veigar. Dai, quanti Veigar mi mancano? Due. Le rolliamo. Ah, l'avevo venduto. Già. Vabbè, posso ancora trovarne un altro. Un'altra Lux Ocean. Io non l'ho venduta, vero? No, ce l'ho. Allora la compro. Dovessi trovarla a 2 stelle, diventa una scelta più probabile. Certo che non è possibile che io non riesca a trovare Brand, però. Oh, finalmente. Mi faccio... Oddio, ho trovato un'altra Lux. Adesso la voglio, ma non voglio vendere Veigar. Non voglio vendere... cioè, non basta vendere Zyra, quindi locco lo shop, dai. Brucio un reroll, ma almeno la posso comprare. Voglio quel locket. Mi serve. Il locket mi serve. Siamo rimasti in due. Vendo questo, compro Lux che avevo loccato. Toglierò le whip per il momento. Diamo questo locket qua a Lux. Questa è la mia potentissima frontline. Niente, direi che è tutto. Ho perso i summoner, non è gravissimo, ma questo lo posso vendere perché ora ho 4 ocean con questa Lux. Ho molto più mana, finalmente ho trovato Brand a 3 stelle, per cui è meglio. Però questo non lo batto. Niente da fare. Vabbè, di nuovo un secondo posto. Poteva andare peggio, dai. E direi a domani, perché questa era l'ultima partita che caricherò per oggi. Ciao ciao. Ah no, aspetta. Dimenticavo che, essendo una scalata... Ok,
Sono in Iron 1, ho fatto 100 punti. Alla fine, primo e secondo posto valgono uguale per i punti, cambia solo l'MMR. Questo è riuscito ad arrivare terzo con 4 champion a 3 stelle, che è comunque un risultato notevole. E questo è riuscito ad arrivare primo con neanche un champion a 3, però aveva 10 champion, questo va detto. Interessante. Ok, alla prossima.